Allora, la tensione che io avevo prima di questa partita è inimmaginabile. Io ero terrorizzato. L'ho scritto anche su Instagram. E tra l'altro, molti di voi qua su YouTube avranno ricevuto dei like a vostri vecchi, vecchi commenti. Perché veramente, ragazzi, non sapevo più come passare il tempo, come stemperare la tensione. Stavo impazzendo. Ma perché? Punto primo, avevo dei fantasmi. Così per dire, di quel tris del girone d'andata, Como, Perugia e Cittadella. E poi avevo paura che si entrasse in campo con la frenesia, con troppa voglia di rivalsa, così subito buttati all'attacco alla ricerca del gol. E quindi avevo paura che la partita potesse mettersi così. E chi pensava che era una partita scontata, facile, ovviamente non era così, e non era assolutamente scontato vincerla in questo modo, non solo vincerla, ma in questo modo dominando, convincendo, partita gestita, preparata, condotta, giocata alla perfezione. E ne parliamo, ma prima ci iscriviamo al canale, mi raccomando. E ragazzi, il video delle pagelle di Como Genoa, il like è importantissimo, quindi non vi dimenticate il like, è importante, lo dovete fare, non c'è scampo, lo dovete fare. Un like se vi piace il video e ovviamente io attendo il vostro parere nei commenti. Ma voi vi immaginate, off topic per un attimo, voi vi immaginate come lunedì, sicuramente, ora questa volta non ci ho fatto caso, vi dico la verità, ma sicuramente i baresi saranno andati sotto i post del Como, come loro fanno sempre, no? Con le squadre che giocano contro di noi. A fare grandi Como, bravissimi Como, grandi, grandissimi, complimenti al Como. E adesso saranno impegnati a cancellare questi commenti per non fare ancora più brutte figuracce di quelle che già hanno fatto e non essere ridicolizzati ancora di più. Che bello, che bello, che vita triste. Ma comunque, piccolo off topic doveroso, doveroso, parliamo della partita, ragazzi, perché dico è una partita, non era facile, non era facile. Il Perugia veniva con la necessità vitale di strappare un punto. In questo momento i valori tecnici lasciano il tempo che trovano, perché le squadre hanno tutte bisogno di punti, hanno tutte la fame di vittorie o comunque di portare a casa un risultato che non sia la sconfitta. Perugia veniva da due sconfitte consecutive, non è squadra da farne tre consecutive, l'ha fatta. Ma perché siamo stati bravi noi, abbiamo gestito la partita alla perfezione, tutti quanti. Io ero incuriosito dalla formazione che ha fatto inizialmente Gilardino, non ero critico, però ero incuriosito. Non mi aspettavo un centrocampo così corposo, non mi aspettavo Frendrup, Sabelli, poi Sabelli, Frendrup, questa questione fasce. Alla fine ero incuriosito, ho detto fammi vedere dove andiamo a parare. E la partita, devo dire la verità, che anche sotto questo punto di vista è stata preparata molto molto bene. E non è scontato anche qui. Poi, importantissimo il rientro di Bani, ma perché ragazzi, Bani non è una questione tecnica che fa qualcosa più degli altri, perché poi se andiamo a vedere, a parte il gol, Dragusin secondo me ha giocato un po' meglio di Bani, come nelle scorse partite, magari Boyakko era stato migliore di Bani, ma la leadership, l'assetto, le direttive che dà Bani, purtroppo gli altri non ce l'hanno, ma perché Bani è un giocatore d'esperienza, un difensore totale, e quindi vede cose prima degli altri ed è giusto così. Poi è chiaro, se col Como mi gioca il Sanker è anche più facile rimpiangere Bani, però al di là di questo, in questo momento Bani è troppo importante. Ma mi sono piaciuti tutti. Il centrocampo ha fatto una partita molto importante, lo stesso Jagiello, che quando l'ho visto in campo mi sono tranquillizzato un poco, perché ero anche preoccupato per l'assenza di Storaro, che voi sapete, secondo me è un anche lui è abbastanza fondamentale, però Jagiello ha delle caratteristiche anche forse più importanti di Sturaro, però comunque simili, che fanno quel lavoro che magari altri non fanno. Ma hanno giocato bene tutti, ripeto. E io per esempio con la Regina, quando ho dato l'insufficienza, ho preso un totale, perché ho dato tra il 5,5 e il 6 a coda, per, nonostante avesse segnato il gol vittoria, perché ha giocato male. In questa partita, ragazzi, coda ha fatto una partita perfetta. Ha fatto una partita perfetta, non ha segnato, ma sti cazzi, perché è vero che il gol conta alla fine perché è quello, però se tu giochi in un certo modo, se crei in un certo modo, se dialoghi in un certo modo
con i compagni, mi riferisco a coda, non al giorno in generale, mi riferisco a coda, poi il gol lo fa qualcun altro se non lo fai tu, perché si crea, si fanno dei meccanismi, si fanno delle imbucate, e è andata così alla fine. Quindi secondo me coda, forse poi ci penserò meglio nel video di domani delle pagelle, ma secondo me è il migliore in campo. Mi è dispiaciuto anche un pochino la sostituzione, però anche qui secondo me mi sento di dare ragione a Girardino, perché partite così in cui noi siamo abituati poi a queste cose, qui il portiere loro Furlan è diventato Neuer, contro la Regina c'era Gori che aveva fatto due papere, una peggio di un'altra, e poi contro di noi diventano i migliori portieri delle storie, ma vabbè, lo sappiamo già. Comunque, a parte questo, è la, ecco, partite così dove poi non entra il pallone in nessun modo, poi magari riesci a innervosirti, tutto, quindi tutto sommato provo anche la sostituzione di coda, ma ragazzi, partita veramente spaziale di coda. Su Albert ogni discorso ormai è superfluo, ma vi dico anche qui che vi sto preparando un contenuto su Albert importante, carino, simpatico, molto molto bello, non semplice da preparare, spero di portarvelo in settimana, ve lo porterò presto, e quindi seguite i social, anche perché non so se lo potrò pubblicare su YouTube, probabilmente no, dovrò valutare quando ce l'avrò pronto, vedo YouTube che feedback, che strike mi dà. Comunque, ripeto, tutti molto bravi, giocatori, allenatore, hanno giocato tutti quanti bene, anche chi è entrato. Ecco, se devo dire qualcosa, perché io lo devo dire sempre, Adamo, allora, è stato in campo 5 minuti, è stato capace di farmi bestemmiare, perché, ma dico io, ma sempre la stessa cosa lui fa, cioè Ekuban sta facendo il cazzo che vuole e tu gli devi mettere davanti come se fossi un difensore, cioè ne ha preso più Adamo che i difensori del Perugia. È incredibile, ragazzi, è incredibile. 5 minuti è stato capace di farmi bestemmiare. Ma perché fatti i cazzi tuoi? Perché lui vuole segnare, vuole tirare, vuole fare questo. Ma vaffanculo, ma non ce la faccio più, veramente. Poi domani approfondiamo le pagelle. Comunque, ragazzi, poco da dire, perché non c'è veramente nulla da segnalare di negativo di questa partita. Cioè, ci sono solo da fare gli applausi per la mentalità, per la prestanza tecnico-tattica, fisica e di testa con cui è stata giocata questa partita. Adesso mancano 5 finali, mancano credo 9 punti o 8 forse per l'obiettivo, che però, attenzione, può diventare anche il Frosinone. Io non so adesso il Frosinone cosa stia facendo, se dovesse pareggiare siamo lì, ma se dovesse perdere il Frosinone, io non lo voglio dire, però lo devo dire, è tutto nelle nostre mani. Perché poi abbiamo già uno scontro diretto a favore, ne abbiamo già un altro da giocare, sono 3 punti. Vediamo, in questo momento pensiamo a noi, noi dobbiamo vincerle tutte. Poi quello che fanno gli altri ci interessa il giusto. Noi pensiamo a vincerle tutte, e se giochiamo così, se entriamo in campo così, le vinciamo tutte. Quindi bravi, bravi tutti, ci vediamo domani con le pagelle, complimenti ai ragazzi e forza Genoa sempre. Ci siamo quasi.